ricominciare. Avevo chiesto di mandare la diapositiva che era più o meno questa, che però la vedo molto incerta per iniziare. Non ci siamo. Perché c'è questo computer che è collegato invece del... Sì, è del... Allora, chiederei a Maurizio e a Saura di venire qui, mentre aspettiamo anche quella diapositiva. E diciamo, vi introduco rapidamente, poi fate voi il... avete dei compiti, come dire, più specifici. Maurizio, magari di riassumere un attimo, no? Anche un po' le cose che ci siamo detti, alcuni aspetti più qualificanti. E a Saura toccherà un po' di fare il punto della situazione anche rispetto alle problematiche giurisprudenziali di questo tema. Io volevo provare però a introdurre un ragionamento di questo tipo. Io da anni, almeno una ventina di anni, anche Luigi deve essere qui anche te, da anni mi occupo di alcolismo, soprattutto tossicodipendenza, gioco d'azzardo, bulimia, quindi di argomenti che hanno a che fare con alcuni aspetti di, diciamo, di verifiche di tipo biochimico, di tipo bioumorali, supportate anche dalle tecniche di neuroimaging, quindi con tutta una serie di aspetti che fanno vedere quanto, diciamo, il piacere è legato a sistemi essenzialmente di natura, si dice, dopaminergica, cioè in qualche modo i sistemi del piacere, i sistemi anche della felicità, i sistemi psico-neuro, immunologici, sono legati a una cascata di sostanze chimiche, tra cui la dopamina la fa un po' da padrone, è stata definita anche la molecola del piacere, il sistema dopaminergico va in quella direzione. Perché? Cosa c'entra tutto questo? C'entra, e provo a spiegarlo, c'entra in quest'ottica qui, il sistema diciamo del piacere, il sistema della dopamina si è visto essere alla base fondamentalmente più che degli affetti, più che delle emozioni, alla base anche degli istinti, come se fosse in qualche modo legato proprio a una trasmissione genetica. E io su questo ho fatto una serie di considerazioni, che sono rapidissimamente le seguenti. Diciamo questo. Sistema dopaminergico uguale istinto, quindi uguale istinto di conservazione, quindi uguale vita. E la vita è sicuramente la questione biologica più potente che ci si possa mai immaginare, la cosa più potente del mondo. Tanto per dare un'idea, è questa vita stessa, indipendentemente dalle nostre credenze religiose, è questa vita stessa che ci ha permesso di diventare uomini quando eravamo dinosauri, non quando eravamo scimmie, quando eravamo dinosauri, cioè ancora più in là e probabilmente ancora prima da quel coacervo d'amminoacidi che poi si sono messi insieme, hanno fatto gli acidi nucleici. È una cosa potentissima pensare da una brodaglia primordiale è nato tutto questo, cioè
qualcosa che si è trasformato dall'acqua è diventato poi pesce, uccello, dinosauro, fino poi ai primati, fino poi a mammiferi, l'uomo. Cioè, è una cosa straordinaria pensare a questa evoluzione, a questa capacità della vita che ha avuto di dare a se stessa una evoluzione così straordinaria da diventare anche pensante, essere l'uomo, a differenza di altri animali, consapevole di questo valore aggiunto. Poi l'uomo fa anche delle sciocchezze. Questo sul piano filogenetico, si dice, cioè sul piano, ma anche da un punto di vista, come dire, ontologico, da un punto di vista ontogenetico, cioè da un singolo uovo fecondato si fabbricano gli occhi, si fabbrica il naso, la lingua, la bocca, l'apparato respiratorio, circolatorio, i nervi, i muscoli. Anche questa è una cosa meravigliosa. Cioè la vita è potentissima, potentissima. Essa stessa, per manifestarsi in termini anche di prove ormai sempre più significative di tipo neurologico, biochimico, conta sul sistema dopaminergico. E quanto ci conta? Proprio perché è un aspetto istintivo, non solo quindi emotivo. Conta tanto, era quello che dicevo prima, cioè se noi mettiamo un animale di fronte a qualunque droga, o di fronte al cibo, o di fronte all'acqua, e nel mezzo mettiamo una corrente elettrica aumentando l'intensità della corrente elettrica, per raggiungere l'oggetto di là, che è appunto l'acqua, il cibo, la cocaina, l'alcol, quello che volete, a un certo punto, anche il sesso, a un certo punto si ferma, mano a mano che aumenta la corrente elettrica preferisce non raggiungerlo che morire, mano a mano che. Se di là ci si mette il cucciolo, l'animale è disposto a morire. È l'unico stimolo, l'accudimento, e quindi la procreazione, l'accudimento è l'unico stimolo, cioè, davvero così potente, per cui chiunque, eccetto casi patologici, ma si vedono solo nell'uomo, non negli animali, questa è una cosa curiosissima, chiunque è disposto a morire pur di raggiungere il cucciolo dall'altra parte che piange. Nessuno invece è disposto a morire per fare un po' di sesso, per procurarsi un po' d'alcol, per procurarsi la cocaina o per cibo o acqua addirittura. Cioè, quindi pensate, poi se volete vi faccio anche la graduatoria, ma non è questo importante, è più da gossip la graduatoria. Quello che ci interessa è che il tutto o nulla si realizza solo per l'accudimento. Quindi è una cosa straordinaria questa vita. Cioè, è così straordinaria che è, come dire, intollerabile che qualcuno ci giochi in termini emotivi e che ci possa essere profitto su questa cosa. Cioè, è come far profitto sulle malattie, cioè che dal mio punto di vista non è assolutamente etico. Poi deve essere lo Stato che paga professionisti che curano cittadini, dal mio punto di vista. Ma il fatto che qualcuno, un'impresa farmaceutica, che a forza di definanziare poi il sistema pubblico, va sempre tutto sotto il controllo sempre più vivace, diciamo, della tecnologia e dell'azienda farmaceutica di chi produce tecnologia, eccetera. Però, diciamo, fare profitto su questo è la cosa, come dire, che non ritengo etica. Ma allo stesso tempo, purtroppo succede che è così. Vi ho fatto vedere i dati oggi sui costi, si può arrivare fino a 16-20 mila euro per un ciclo di procreazione medicalmente assistita, e sono soldi che vengono fuori dalle tasche dei cittadini, comunque sia, anche se li fornisce il servizio sanitario pubblico, attenzione, perché il cittadino paga un ticket, ma poi c'è tutto l'altro aspetto dell'indotto tecnologico, dei reattivi, degli esami da farci sopra, delle ecografie, fino al punto che chiaramente arrivano ad avere dei costi che paghiamo ciascuno di noi. Quindi
In questo senso, questo gioco incredibile sull'emotività, sull'affettività, è un gioco pericoloso su cui dobbiamo meditare, dobbiamo trovare le soluzioni più virtuose. Allora, ecco, uno degli esempi che mi veniva di pensare è che lo Stato può preoccuparsi di garantire solo ciò che è virtuoso, cioè quello che funziona meglio. Un embrione congelato rispetto a quello fresco? Beh, cioè, cominciamo a ragionarci. Io non dico che si debba far subito, ma c'è bisogno di ulteriori studi. Facciamo qualche studio in più, cerchiamo di verificarlo. Forse non ci si deve limitare solo al Quebec, no? Oppure, uno Stato che non informa in maniera adeguata, o comunque che non lo dice, che l'embrione congelato determina un rischio inferiore dopo procreazione medicalmente assistita di sottopeso, parto prematuro e problemi cardiovascolari, eccetera, eccetera. Se non viene detto in maniera anche ripetuta, accertandosi che chi tu c'ha di fronte abbia capito quello che gli hai detto. Perché anche questo, in un contesto di emotività forte, chi è di fronte a te nelle strutture sanitarie di solito non è così attento e riflessivo rispetto alle cose che gli vengono dette. Tutti noi, io credo, ci siamo trovati in difficoltà e quando sei lì, in un letto sdraiato, ti affidi, non è che tu non ragioni, soprattutto quando poi c'è monitor, tubi, cioè, è un problema, è la sonda dell'ecografo, cioè, e sei in una posizione sicuramente di asimmetria informativa, quindi ti tocca anche informarti, fidarti senza poterti informare in maniera adeguata. Ecco, quindi anche l'operatore che non si accerta che l'altro abbia capito, che non abbia detto ci sono delle alternative più meno rischiose, anche questo è un aspetto importante che un giorno potrebbe tirar fuori dei contenziosi legali importanti. I contenziosi legali non fanno comodo a nessuno, né prima di tutto a pazienti, prima di tutto a cittadini. Sono spese e comunque sono elementi che vanno ad agire su un dolore che sarebbe meglio chiaramente non avere, ma non fanno male neanche a professionisti, non fanno bene neanche a professionisti, anche se hanno le loro assicurazioni. Perché? Perché comunque non fai bene il tuo lavoro se sei sottoposto a un continuo doverti difendere o a un continuo dover pensare alle cause processuali che si innescano. Quindi io credo che questo è un pochino il senso. Vi ho fatto vedere questa diapositiva proprio perché, diciamo, è un modo di vedere l'etica e i percorsi, diciamo, della società umana molto particolare. Comte Sponville è un filosofo francese, non so se lo conoscete tutti, comunque scrisse questo libro a suo tempo con un titolo in cui c'è già la risposta, in qualche modo. Il capitalismo è morale? In realtà non è né morale né immorale. Il capitalismo è semplicemente amorale. Perché? Perché alla base del capitalismo c'è il profitto. E quindi chi pensa al profitto? Però lui, nel proporre questo ragionamento sul capitalismo, introduce questi quattro differenti ordini o campi nell'ambito della società umana, in una sorta di ordine gerarchico. Abbiamo l'ordine tecnologico, economico e scientifico, di cui, come dire, in termini tecnici oggi ci siamo un po' mossi come ricercatori, come medici, come scienziati. Questo ordine tecnologico si muove dispiegandosi fra due polarità, che sono ciò che è possibile e ciò che non è possibile. Quindi dove posso arrivare io ci arrivo, se non ci posso arrivare mi fermo. Quindi non ha limiti da questo punto di vista se non legati all'impossibilità di realizzarli. È chiaro che in questo senso è assolutamente amorale questo modello, è il modello capitalistico, secondo Sponville. E lui dice di diffidare molto dal fatto che questo ordine inferiore tende a voler controllare gli ordini superiori, e lo chiama barbarie se avviene questo. Viceversa, all'ultimo posto c'è l'ordine etico, che si muove invece
diciamo in un contesto che va al di là del semplice giusto o sbagliato, del bene o del male, ma dalla sensazione di poter, la polarità è fra gioia e dolore, la polarità è l'idea di felicità in qualche modo, che dovrebbe essere la parte più virtuosa su cui lavorare. Lui arriva alla conclusione che l'unica soluzione è una sintesi, perché comunque se i mondi superiori cercano di combattere gli ordini inferiori, è il sistema moraleggiante che cerca di imporre i propri principi e non altro. Però comunque in tutti gli ordini ci si muove sempre tra delle polarità, rispetto alle quali forse una sintesi è sempre possibile ed efficace, ed è proprio nell'integrazione dei quattro ordini, dice lui, con cui si potrebbe eventualmente fare un'operazione di una società più umanizzata, semplicemente questo, quindi in una sorta di difesa sia rispetto ai fanatismi moralistici sia rispetto alla tecnocrazia, che a suo tempo è pericolosa. Quindi in questo l'ordine, giuridico-politico, pensato un po', lui lo mette fra gli ordini più bassi, poi alla fine. Perché? Perché spesso sono espressione dell'ordine tecnologico, dell'ordine economico, delle lobby e di tutto il sistema complessivo. Quindi io dico sempre, diffidiamo comunque dai politici che si esprimono in questi ambiti, perché comunque sono quelli più fragili, più deboli in termini di rischio di condizionamento. Mentre credo davvero che un ordine, una sintesi possibile, credo lui l'avesse in qualche modo suggerita davvero in questo percorso in cui questi mondi non possono essere, questi ordini non possono essere visti come separati, ma come una capacità di intersezione. Io darei la parola a Maurizio e ci fa un po' una sintesi anche rispetto a questa mia sollecitazione su linee guida che potremmo provare a proporre. E magari a ruota Saura e poi Luigi, che magari se c'è stimoli poi si continua, se no fai anche un po' di conclusioni. Io aspetto ancora una chiamata di Gianni Baldini, che mi ha detto che forse arrivava in ritardo. Ora ci sono queste dinamiche, l'avvocato bioeticista, quindi speriamo che arrivi, ma se non arriva non è quello che ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, il Baldini, l'avvocato può di essere, Firenze, può essere, sì, ha cambiato la legge, sulla legge 40, dici? Sì. Ora questi giorni c'era la Corte Costituzionale anche sui vaccini, allora cercavo di capire. Ma per riassumere, soprattutto per Saura che non c'era, i metodi che permettono il concepimento assistito o artificiale, cioè la fecondazione in vitro, la stimolazione dell'ovulazione, il transfer dell'embrione, cercano di ripercorrere i passaggi naturali, anzi li ripercorrono, ma in una maniera, approssimativa nel senso approssimativa in difetto, cioè riescono con una buona, sempre migliore percentuale di successo a ottenere la gravidanza, ma non riescono a riprodurre esattamente i fenomeni naturali, e questo come costo implica una modificazione del funzionamento del DNA, una modificazione, cioè una modulazione deficitaria, anomala del funzionamento del DNA,
perché proprio in quelle prime fasi dello sviluppo dell'embrione avvengono questi, diciamo, questi eventi a livello del nucleo delle cellule, dell'ovocita, della prima cellula, siamo a zigote, e dell'embrione all'inizio dello sviluppo, che sono fondamentali nel modulare il funzionamento dei geni. Cioè, è una cosa difficile da sintetizzare. Diciamo che ciascuno di noi è stato concepito e si è sviluppato con quello che lo determina, che è il DNA, i cromosomi, che contengono molti geni che controllano il funzionamento dell'insulina, il colore dei capelli e tutto. Ma questi geni, diciamo, possono essere bloccati nel loro funzionamento, cioè alcuni vengono bloccati ed altri vengono, diciamo, ad altri viene permesso di funzionare. Questo fenomeno si chiama epigenetica o imprinting, cioè una programmazione, come può succedere per un programma del computer, del funzionamento del sistema che è invece il DNA. Hai capito? Sì. Questa modulazione che condiziona all'interno dell'utero lo sviluppo della placenta, condiziona anche lo sviluppo dell'embrione, avviene in maniera anomala in una percentuale più alta di embrioni e di feti dopo le pratiche artificiali rispetto a quella naturale. Cioè, allora, la procreazione medicalmente assistita funziona peggio della procreazione naturale, e questo ha degli effetti nelle complicazioni più importanti della gravidanza: parto prematuro, ipertensione, in particolare nella gravidanza assistita aumentano moltissimo le gravidanze plurime, che sono ad altissimo rischio di parto prematuro soprattutto, ma anche di altre complicazioni, e quindi, diciamo, ha degli effetti negativi sulla gravidanza. Non solo, ma soprattutto il gruppo del professore svizzero di Rimoldi ha dimostrato, ma non è l'unico, nel mondo ci sono altri gruppi che hanno dimostrato che questo rischio maggiore nelle gravidanze assistite di una epigenesi, di una regolazione epigenetica alterata, anche se la gravidanza va bene, può avere dei effetti negativi nel bambino e poi quando cresce, perché può influenzare negativamente lo sviluppo anatomico, soprattutto del sistema cardiovascolare, in questi bambini è come se fosse, come se sviluppasse, no, come se sviluppa le caratteristiche della aterosclerosi precoce, delle fasi predispone all'aterosclerosi e quindi alle complicanze cardiovascolari. Oltre questo, quindi anche bambini nati senza malformazione hanno un rischio, diciamo, ora sto esagerando con le parole, la maggior parte sono normali, però hanno, per farmi capire, hanno un rischio molto maggiore di avere delle anomalie cardiovascolari, del sistema cardiovascolare, che predispongono e purtroppo probabilmente faranno sviluppare un'arteriosclerosi precoce con le complicazioni dell'arteriosclerosi, cioè che sono soprattutto l'ictus, l'infarto e questo. Quindi se un medico fa
una pratica di fecondazione assistita può far nascere un bambino con molte più probabilità che a seguito della sua attività, la sua professione, possa nascere un bambino che avrà dei problemi importanti. Bene. Può un medico consentire a una richiesta di una paziente di produrre un bambino che molto probabilmente o con una probabilità molto maggiore rispetto alla popolazione normale svilupperà questi problemi nel futuro? Oppure deontologicamente non può farlo? Mi guardava male. Allora, buonasera. Dunque, io mi chiamo Saura Bardi, sono un avvocato del Foro di Firenze. Ho risposto all'invito di Andrea e di Maurizio riguardo al tema, insomma, odierno. E in particolar modo mi è stato chiesto, appunto, come da domanda adesso di Maurizio, di approfondire la questione del consenso da parte del paziente rispetto ad un intervento di PMA. Nel senso che il tema, secondo me, centrale per rispondere alla tua domanda è capire se e che tipo di consenso è necessario per poter considerare dal punto di vista giuridico il medico nel rispetto delle regole dell'ordinamento, sia sotto un profilo deontologico che sotto un profilo più strettamente giuridico, civile e penale. Okay? Quindi il tema, secondo me, è che tipo di consenso è necessario affinché il medico che procede ad un intervento, la struttura, il medico che procede ad un intervento di PMA agisca nella legalità, nella piena legalità, sotto il profilo sia deontologico come medico, quindi che giuridico in senso più stretto. L'argomento è stato ovviamente affrontato dal legislatore ed è stato affrontato in maniera puntuale ed analitica sia dalla legge originaria, quindi la legge 40 del 2004, ma anche è stato affrontato da tutta una serie di disposizioni normative che sono state adottate successivamente. Quindi la questione del consenso è, a mio avviso, analiticamente disciplinata dal nostro ordinamento giuridico. Posso anche entrare nei dettagli di tutti i presupposti e di tutte le caratteristiche che sono necessarie per far sì che il consenso sia valido e legalmente tale. Non so quanto sia interessante ai fini di questo convegno, insomma, tutto ciò, però in estrema sintesi posso dire che la legge 40 del 2004 ha delineato in linea generale all'articolo 6 quelle che sono le caratteristiche del consenso informato e quindi del consenso consapevole, perché l'articolo 6 della norma ci dice che tutte le informazioni che debbono essere date da parte del medico e da parte della struttura debbono essere tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. La norma, l'articolo 6, prevede questo consenso in maniera scritta, congiunta al medico che provvede al ricorso. Il consenso scritto deve essere dato prima dell'inizio dell'intervento e poi deve essere manifestato, siccome il consenso deve essere attuale, anche successivamente a tutti gli ulteriori interventi applicativi. La prima volta deve essere scritto, successivamente può essere anche orale o per fatti concludenti. Però il consenso è un consenso che si deve manifestare anche successivamente. La legge prevedeva in maniera forse più generica la tipologia di informazione,
Vi leggo brevemente il passaggio. Il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5, cioè quelli che accedono alla PMA, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulla probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti. Poi ci sono altri aspetti che però in questo momento non ci interessano. Questa legge, che è una legge che poi ha demandato alle linee guida già previste dalla stessa legge e ai decreti ministeriali la specificazione anche dell'aspetto del consenso, poi può essere, è stata appunto specificata e può essere quindi, può dirsi pacifico che il consenso deve aver riguardo, proprio perché adesso vi leggo il passaggio, e perché il consenso possa dirsi informato deve essere compreso anche dell'evoluzione della letteratura scientifica. Quindi tutti gli studi di cui voi avete parlato, di cui abbiamo parlato stamattina e che hai brevemente riassunto insomma, nella tua introduzione, a mio avviso sicuramente dovrebbero far parte del bagaglio personale di conoscenze del medico e dovrebbero essere comunicati ai soggetti che accedono alla PMA in maniera tale da potersi dire che il consenso sia stato validamente formato, perché deve essere formato sulla base di una serie di elementi tra i quali anche la letteratura scientifica attuale ed aggiornata. Vi leggo il passaggio in cui è previsto ciò. L'ultimo decreto Ministero della Giustizia e Ministero della Salute del 28 dicembre del 2016, il numero 265, si fa riferimento e specificamente all'articolo 1 si indicano tutti quelli che sono gli elementi minimi del consenso, tra i quali ci sono gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti, le probabilità di successo delle diverse tecniche espresse come possibilità di nascita di un bambino vivo, i rischi per la madre e per il nascituro accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica. Nello stesso senso sono le linee guida che si dicono già dall'articolo 7 della legge 40 del 2004, le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. Quindi questo panorama giuridico, normativo, si può concludere con il richiamo al modello di dichiarazione di consenso che è stato predisposto direttamente a livello ministeriale e che è legato al decreto ministeriale che citavo prima, modello che comprende anche il richiamo alla letteratura scientifica di cui leggevo ora. Quindi per fare un po' il punto della situazione, ritengo, e poi insomma sono disponibile ad un contraddittorio anche giuridico, no? con colleghi o con chiunque altro possa spendere argomentazioni giuridiche in senso stretto, ritengo di poter concludere ed affermare che affinché il consenso ai sensi delle disposizioni vigenti tutte in materia di PMA possa considerarsi validamente reso, presuppone un'informazione completa, chiara, anche sotto questi profili che voi ora avete avanzato, perché il richiamo alla letteratura scientifica, ai rischi per la madre, per il nascituro o per il nato, sono, a mio avviso, per quello che vi ho letto anche ora, espressamente richiamati. Ora qua si apre un profilo, quindi dato per scontato che il consenso possa ritenersi valido solo ed esclusivamente allorquando è un consenso pieno e informato anche dei rischi di cui la letteratura scientifica insomma ci ha reso edotti, il passaggio successivo è il consenso reso senza queste informazioni ad una coppia che accede a noti PMA, che valore giuridico ha? Che conseguenze si possono manifestare all'interno del nostro sistema rispetto ad un consenso di questo genere?
Ora, precedenti in materia non ce ne sono, cioè io almeno, insomma, facendo una ricerca sulle nostre banche dati e sul sistema tutto, non sono riuscita a trovare ad oggi pronunce della giurisprudenza che intervengono sulla questione dell'invalidità del consenso rispetto alla PMA. È ovvio che invece la questione della invalidità del consenso per omesso consenso o insufficiente consenso abbiamo, insomma, fior fiori di giurisprudenza che comunque, anche tenuto conto degli ultimi orientamenti della Suprema Corte di Cassazione molto discussi e probabilmente discutibili, ci portano comunque a poter dire, e cito una sentenza della Cassazione del 2015, ora io il numero non me lo ricordo, scusate, la numero 12.205 della terza sezione Cassazione Civile del 12 giugno 2015, ci portano a dire che c'è, viene considerato dal nostro ordinamento giuridico un bene che potrebbe essere leso nel caso nostro, cioè il diritto al consenso informato. Cioè il diritto al consenso informato è un bene giuridico del nostro sistema che nasce e ha origine nella nostra Costituzione nel momento in cui garantisce la libertà personale, perché è un aspetto è un aspetto della libertà personale. La libertà personale per la nostra Costituzione è inviolabile. Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, per cui ci sono delle norme costituzionali che sono richiamate dalle pronunce della giurisprudenza, in base alle quali l'omesso consenso o il consenso insufficiente possono essere considerati una violazione tale da generare un'autonoma voce risarcitoria, quindi una voce di illegittimità, una voce che dà luogo ad un risarcimento del danno autonomamente azionabile da parte del cittadino che non è stato sufficiente o non è stato informato, non è stato sufficientemente informato. Non entro nel merito danno evento, danno conseguenza, perché insomma non mi sembra questa la sede. Tuttavia, fermo restando che, e questo ci tengo a precisarlo, la giurisprudenza non è intervenuta in tema di omesso consenso rispetto ad un'ipotesi di PMA, ma è intervenuta rispetto a casi ben diversi. Questa sentenza del 2015 riguarda un'ipotesi in cui era stato effettuato un intervento da un chirurgo per una cisti ovarica e nel corso dell'intervento è stato diagnosticato un problema tumorale, un carcinoma, qualche cosa, ma vi leggo perché non è la mia materia, e quindi un adenocarcinoma. E quindi si è proceduto ad un intervento di vario genere, se volete ve lo leggo anche, laparotomia, isterectomia totale, anessectomia bilaterale, appendicectomia ed omentoctomia. Quindi un intervento che ha privato la persona della capacità procreativa, dico bene. Quindi la giurisprudenza, si è arrivati, ecco, questo lo faccio presente perché credo sia importante, l'intervento è del 95, la Cassazione del 2015, quindi ci sono stati 10 anni di giudizio, un primo grado che ha dato torto alla signora, una corte d'appello che ha confermato il rigetto del primo grado e una Cassazione che ha ribaltato la sentenza. Ha ribaltato la sentenza con una serie di argomentazioni che, ripeto, sono state poi insomma fortemente dibattute in dottrina. Una sentenza che ha fatto insomma diciamo così nascere sicuramente letteratura, ecco, e che però mi faceva piacere perché può essere interessante anche come sviluppo del tema, no? da parte diciamo così nostra leggere i passaggi della sentenza nel momento in cui individua in concreto che cosa possa in che cosa sia consistito in questo caso il danno risarcibile, perché la signora poi è guarita. Cioè alla signora il problema del tumore è stato risolto, quindi non c'è un esito infausto, c'è un esito fausto. Ciò nonostante la signora ha ritenuto di dover adire le vie legali lamentando una violazione una violazione del diritto della sua libertà di autodeterminazione. Quindi, no? Dice tu nel corso dell'intervento dovevi sospendere, svegliarmi, dirmi guardi io ho trovato questo. Cosa faccio? Le faccio l'intervento che è un intervento per lei sicuramente menomante oppure lei vuol decidere di fare? Ecco, vi leggo e poi chiudo, poi mi direte voi se io insomma posso anche approfondire e andare oltre, mi direte voi se ci sono domande sul punto, ma questi aspetti mi sembravano interessanti perché danno anche praticità e concretezza, no, alla faccenda. Quindi la Cassazione dice
nel finale della sua sentenza, che sono quasi 15 pagine. Dunque, nel caso di specie è ovvio che non si tratta di un intervento d'urgenza, noi siamo fuori da un TSO e da un intervento di stato di necessità. Dice, innanzitutto è stata negata alla ricorrente la possibilità di autodeterminarsi e quindi di decidere se sottoporsi all'intervento estensivo con le sue conseguenze sulla funzionalità fisica, oppure, posta nella prospettiva di subire la progressione del tumore negli organi che poi le sono stati asportati e le conseguenze di esse di subirle. Quindi lei dice, doveva decidere se tenerselo il tumore o meno, gli dice la Cassazione. Poi, in secondo luogo, la possibilità di compiere tale scelta in modo meditato. In terzo luogo, di compierla sentendo anche altre strutture mediche. E infine, in quarto luogo, una voce di danno che è stata ritenuta un aspetto di questa voce di danno, abituarsi, proprio in dipendenza dei risultati acquisiti nello spazio temporale dello spazio deliberandi che le è stato negato, abituarsi all'idea di dover subire gli interventi demolitori poi eseguiti e quindi di acconsentirli. Ecco, in questa, diciamo così, specificazione, la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo che nel caso di specie, ovviamente ben diverso dal nostro, riconoscendo comunque autonoma voce risarcitoria all'ipotesi di lesione del diritto al consenso informato, che acquisisce, diciamo così, un valore giuridico in senso proprio all'interno del nostro ordinamento. Ci sono poi anche altri casi che sono stati esaminati dalla giurisprudenza, come l'ipotesi che forse più si avvicina al nostro caso, è quella del nascituro con problemi di salute, tipo trisomia o di altro genere, e allora lì ci si chiede se vi era, anche qui ci sono stati casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto che il consenso doveva essere molto più approfondito, doveva essere un consenso informato pieno, perché diversamente vi sono comunque delle voci di danno, non solo in termini di danno alla salute, perché questo è evidente, è un altro profilo ancora, ma anche in quel caso è stato riconosciuto la violazione del diritto al consenso e quindi la voce di danno autonomamente risarcibile. Ora io non so, ditemi voi se... Io ci aprirò una domanda. Allora, facciamo conto che una persona che può attraversare una corrente elettrica sempre più alta solo per quel motivo, cioè per avere un bambino, sia stata informata non leggendo dei fogli, o almeno non solamente leggendo dei fogli, ma anche spiegando a voce dal medico o dai medici il significato, e poi con la verifica da parte del medico che quella persona abbia capito, sempre quella che salta la corrente elettrica, cosa che mi arrischio a escludere nel 99,9% dei casi, la escludo che avvenga così, ma non l'ho mai vista, però così posso scommettere. Te che dici? 99,8%. Ammesso che avvenga questo, no? Che una persona sia stata informata per scritto e con spiegazioni a voce in maniera esauriente, con verifica della ricezione di questa informazione, abbia dato il suo consenso, e che nell'ipotesi che potrebbe seguire alle premesse scientifiche di oggi, soprattutto quelle di Stefano Rimoldi, il figlio, speriamo di no, sviluppi a 32 anni un'arteriosclerosi e abbia un infarto e sopravviva. Questo figlio potrebbe chiedere un risarcimento non alla madre, ma al medico che ha proceduto lo stesso un bambino down. In inglese si chiama wrongful life, mi sembra, sì, vita non sbagliata, può chiedere risarcimento
o lui o per lui la mamma, al medico che non ha fatto diagnosi, no? Può questa teorica persona sfortunata che è sopravvissuta a un infarto grave e che ha rischio altissimo, nessuno gli fa un'assicurazione sulla vita, e ha 3 figli e così via, chiedere dei danni al medico che ha informato perfettamente la madre e a cui la madre ha dato il consenso? Questa è la mia vera domanda. Perché non lo doveva fare lo stesso? Mi approfitto e aggiungo un'osservazione che ritengo estremamente importante, nel senso che qui andiamo poi incontro a situazioni molto particolari in cui un professionista può spiegare alla coppia determinate criticità e determinate cose. E quindi alla fine, per esempio, si rende conto o per l'età della madre o per la salute o per altre cose della coppia, le situazioni familiari, determinanti sociali, eccetera, che per esempio non ritiene opportuno fare una procreazione medicalmente assistita, motivando le sue necessità. Anche da questo punto di vista qui, poi potrebbe essere imputato il fatto, diceva, del fatto che lui si è rifiutato di fare una prestazione, perché qui è il rovescio della medaglia. Allora, io medico sono un operatore e devo fare tutto quello che tu vuoi, o a questo punto di fronte, e quindi andare anche contro i tuoi interessi, dice che tu stai rischiando in maniera importante la salute, ecco, perché secondo me questo è un risvolto che io come medico, esempio, mi si contesta l'accuratezza delle prestazioni, eccetera, ma io a volte sono in condizioni di fare delle prestazioni che non sono accurate, e non solo nell'interesse della persona, ma neanche nell'interesse dell'azienda o di quant'altro. Ecco, secondo me forse fra un po' avremo anche questi aspetti in cui la mia professione è valutata in ambito aziendale dal numero delle prestazioni, dal numero delle cose che faccio, e quindi questo potrebbe perdere di vista anche invece la qualità della prestazione e l'interesse del paziente. Posso aggiungere una cosa? Ci sono delle situazioni in cui questo tipo di problematiche nel mio lavoro sono abbastanza frequenti e molto simili. Ci sono 2 esempi. Uno è la richiesta di parto cesareo di una donna che non ha nessun rischio, cioè non c'è nessuna indicazione medica perché debba fare il cesareo, c'ha una richiesta e richiede di fare il cesareo per motivi, perché ha paura del parto, ha paura del dolore, però diciamo un medico, un ginecologo, in questa situazione che è stata dibattuta a livello medico-legale molto approfonditamente, siccome è sicuro che i rischi sia per la madre sia per il bambino in una gravidanza normale sono maggiori durante un cesareo, soprattutto per la madre, può rifiutarsi di fare l'intervento, ma deve indirizzare, cioè facilitare, indirizzare, non può solo dire no, non lo faccio, ma deve anche indirizzare la persona verso un'altra persona, medico o un'altra struttura che lo faccia. Primo esempio. Il secondo esempio, quindi la struttura. Come il Bellaporte. Aspetta, nominiamo il diavolo perché anche se. Sì, la porta è diversa. È diverso, però, sì. Nell'ambito del sistema. Cioè, praticamente sì, è simile, è una cosa. Quello indirizzo, come per la pillola del giorno dopo. Comunque sì, puoi rifiutarti di prescriverla, ma devi indirizzare il soggetto da qualcuno che può prescriverla. Sì, ecco, è così. Mi sembra veramente un assurdo. Cioè, cosa un assurdo? No, vabbè. L'altro esempio è quello della persona, della donna che in occasione di un taglio cesareo, per vari motivi, ma il più frequente è perché ha già fatto precedentemente 1 o 2 cesarei, chiede di fare la sterilizzazione tubarica. Questo mi è successo personalmente più volte, almeno 2 o 3 volte io non l'ho fatto. Perché? Se mi viene chiesto
cioè le persone poi non avevano capito il punto fondamentale. Se viene chiesto una sterilizzazione da parte di una donna di 30 anni che ha avuto due interventi cesarei, io mi rifiuto, lo faccio, perché il discorso è complicato, ma insomma cioè, ci sono troppi anni di fertilità e lei dopo due anni potrebbe cambiare idea. Una cosa una donna di 30 anni, una cosa una donna di 42 anni o di 43 anni, una cosa è una donna che a 30 anni ha fatto due cesari o uno, e un'altra cosa una donna di 42 anni ha fatto due cesari o tre cesari, è una situazione diversa. Quindi ci sono delle situazioni nella quali anche con il consenso scritto, diciamo, un medico può valutare che non è utile o può essere dannoso per la persona fare qualche cosa, un intervento. Ma la domanda fondamentale mia è questa, è quella di prima, cioè la persona di 32 anni che ha avuto un infarto può chiedere i danni al medico che ha fatto o alla struttura che ha dovuto fare la fecondazione assistita, se la sua aterosclerosi è molto probabilmente, quasi sicuramente dovuta proprio alla fecondazione assistita. Allora, provo a rispondere alla domanda. Dunque, così, se dovessi esprimere la mia opinione, la risposta è negativa, nel senso che ritengo difficilmente individuabile una voce autonoma di risarcimento tutelabile dall'ordinamento nella misura in cui ci troviamo di fronte ad un consenso che è puntuale, informato, consapevole, pieno per la letteratura e l'evoluzione della letteratura scientifica all'epoca della procreazione. Così mi hai fatto questa domanda in tre minuti, insomma, è una risposta sicuramente non semplice da dare, quindi potremmo anche valutare di approfondirla, ecco, e di diciamo sviluppare il tema, che è comunque a mio avviso di difficile soluzione, nel senso che non ci ravvedo, i profili di responsabilità potrebbero essere o una responsabilità contrattuale o una responsabilità extracontrattuale, una responsabilità aquiliana. Quindi la responsabilità aquiliana, una responsabilità da fatto illecito, cioè nel senso che dunque è evidente che non ogni voce di danno della vita ha una rilevanza giuridica all'interno dell'ordinamento, cioè è evidente che questo è un signore che ha un danno, tuttavia cioè il risarcimento del danno civilmente o eventualmente penalmente rilevante è quello che rientra nei caratteri, nei crismi della giuridicità o dell'antigiuridicità, anzi. No? Quindi le due forme di responsabilità civile sono la responsabilità contrattuale o la responsabilità extracontrattuale, cioè la responsabilità da fatto illecito, no? Chiunque cagiona un danno ingiusto ad altrui con una condotta che è dolosa o colposa. Quindi nel nostro caso riesco difficilmente a configurare, ma ti ripeto, ho fatto un ragionamento in cinque minuti, insomma, riesco difficilmente a configurare un'ipotesi di responsabilità contrattuale del medico, perché è una responsabilità contrattuale quella che si instaura tra il medico e il paziente, nella misura in cui c'è un consenso informato pieno, con tutte le caratteristiche che avevamo. Al tempo stesso ci vedo difficile ricostruire un danno ingiusto giuridicamente rilevante. Come la verità e la verità giuridica. Non sono due. Sempre, no, non no. Sempre coincidono. No. Diciamo, insomma, nei vecchi libri, ora si sta parlando di una responsabilità civile e il paragone che ti faccio
è diverso, però mi richiamo uno dei vecchi testi della nostra università, del professor Mantovani, che era un manuale di diritto penale, in cui diceva l'area del penalmente rilevante è molto più ristretta dell'area del giuridicamente rilevante, no? Cioè, quindi noi stiamo come se prendessimo dei cerchi concentrici, questo è un danno, poi c'è il danno giuridicamente rilevante, poi c'è il danno penalmente rilevante. È ovvio che nel sistema l'area del penalmente rilevante è l'extrema ratio, quindi è ancora più piccola. Poi hai l'area del giuridicamente rilevante, che comunque ha in termini di conseguenze responsabilità civili o amministrative, nel nostro caso responsabilità civili, e poi hai l'area della natura umana, cioè l'area del cosmo, l'area dell'universo, dove ci possono essere anche dei danni, ma tuttavia bisogna capire se questi sono danni giuridicamente risarcibili, ok? Per rispondere invece alla tua domanda, credo, e anche qui insomma sono mie interpretazioni, sono disponibile ad un qualunque confronto, insomma anche ad approfondimenti, perché il tema, devo dire, è molto interessante. Credo che ci venga in soccorso la legge, cioè direttamente la legge 40 del 2004 prevede che il medico possa non procedere alla procreazione medicalmente assistita. Vi leggo la norma: il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. Di ordine? Medico-sanitario. Ora, la definizione mi sembra ampissima. Ragioni di ordine medico-sanitario, può decidere, ma c'è la possibilità, cioè è una forma di tutela per il medico, no? Cioè se un medico ritiene che in quel caso effettivamente per tutta una serie di elementi e di combinazioni che lui valuta sulla base della sua esperienza e della sua competenza, ci siano dei rischi molto più alti che nella media e con grande onestà li comunica, ma nonostante li abbia comunicati, la coppia intende procedere, a mio avviso questa clausola rende salvo... Deve documentare bene. Sì, su questo non c'è dubbio, anche perché insomma, altrimenti è un rifiuto ingiustificato di una prestazione. Ma insomma, a mio avviso questa possibilità la dà la legge e credo la dia insomma, ragionevolmente, no? Cioè, nel senso, il problema si è posto. Così come si è posto il problema della revoca del consenso, cioè del consenso alla fecondazione, no? Nel momento in cui si arriva ad una fase che è successiva alla fecondazione, la revoca del consenso non può essere più data. Sì. Anche se qui si porrebbe a questo punto sulla base di quello che abbiamo detto oggi, cioè se il consenso è valido, bene, ma se il consenso fosse non valido, io a questo punto posso revocare anche successivamente al momento della fecondazione, e questo sarebbe un altro tema, no? Ecco, la giurisprudenza si è pronunciata sulla revoca del consenso, ci sono state insomma diverse pronunce, il Tribunale di Roma in particolar modo insomma ha sicuramente rigorosamente ribadito che il consenso non può essere revocato successivamente alla fecondazione, perché quello è il limite stabilito dalla legge per poter parlare insomma di procreazione. Ora io uso un termine sicuramente non medico, tecnico, per vita, ecco. L'alternativa è l'interruzione di gravidanza. Però in questo caso qui si sottosta a regole diverse, per cui... Cioè per quella persona, se revoca il consenso... Sì, il problema si è sempre posto da parte dell'uomo, ecco. Cioè i problemi che sono stati esaminati dalla giurisprudenza sono i problemi del marito o del compagno, che dir si voglia, che a un certo punto fa marcia indietro e invece la donna vuol portare avanti... La gravidanza, insomma, no? La procreazione. Nel giro di pochi giorni, perché dalla fecondazione al transfer passano 4-5 ci sono stati probabilmente l'ipotesi di fecondazione eterologa, quando invece c'è la conservazione. Ora li potrei anche rileggere. Forse quando c'era l'obbligo di fare il transfer di tutti gli embrioni prodotti, mi sembra. Sì, però tutto può succedere, cioè che anche uno questo. Ci ripensi anche dopo questo, un giorno. Anche questo, sì. Io non lo so se ho risposto esaustivamente alle vostre domande, se avete, come dire, insomma, altri... Molto soddisfacentemente, molto. Una domanda, era questa, e che, come dire, aspetti anche giuridici può avere questo, però è più un ragionamento... tra il clinico e il
del rispetto, diciamo, della persona. Quindi ci rientrano. Io penso, da un medico, forse all'estero non è così, o perlomeno in alcuni paesi esteri non è così, però da un medico mi viene in mente l'anamnesi fisiologica, che è classica, quella classica. Si parte chiaramente dalla nascita e non si parte dalla procreazione. Cioè si parte nato da, parto eutrofico, parto distocico. Poi si chiede l'allattamento, allattamento al seno, allattamento artificiale, allattamento baliatico, ora c'è anche l'allattamento da latte materno, perché c'è la banca del latte, una volta il latte non c'è, insomma c'era un po'. Però la procreazione mediamente nell'anamnesi non viene chiesta, se sei stato procreato in maniera naturale o artificiale. Nel caso della procreazione medicalmente assistita è comunque artificiale, se è eterologa o omologa, se è, come dire, con metodiche di fecondazione in vitro oppure meno, no? Tutta questa parte qui era assente, almeno nella cartella clinica di quando si è studiato noi altri. Ora non so se nella cartella clinica dei giovani medici, delle giovani ostetriche. Ma non mi domanda più nessuno queste cose. Eppure è un aspetto fondamentale anche in chiave di tracciabilità per vedere che cosa succede a 32 anni a quel soggetto che ha avuto un'arteriosclerosi precoce. A 32 anni, se io non ho la tracciabilità del dato, non sono in grado di capire. Non sono in grado a 60 anni di capire se ha un rischio maggiore, che ne so, di tumore al pancreas. Butto lì, visto che si parla di cellule germinali o di stessa derivazione embriologica, no? Saliva, pancreas, cioè diciamo tutta questa parte qui, ho buttato lì un ragionamento provocativo chiaramente. Però il senso è un pochino questo: da un lato c'è il pudore, no? La tutela della privacy, il non avere il coraggio neanche di chiederle ancora oggi in chiave culturale, ma te sei nato un profeta oppure no? Ma ragazzi, non è una cosa semplice. E quante volte i genitori avranno davvero raccontato al proprio figlio che è nato un profeta? È un elemento sicuramente che da un punto di vista evolutivo del soggetto comunque è fondamentale, perché questi meccanismi emotivi si trasferiscono anche nei modelli educativi. Se poi è eterologo, che modello educativo, che emozione trasferisco nel modello educativo, che non è neanche figlio mio, indipendentemente se è ovodonazione o spermiodonazione di altri. Cioè, ci sono elementi che possono aiutare uno psicologo, uno psichiatra oppure un ricercatore clinico rispetto alle malattie cardiovascolari o altri tipi di malattie, o uno psichiatra rispetto a problematiche di tipo psichiatrico. Sono informazioni che sono fondamentali in termini anche di monitoraggio, di epidemiologia. Però su tutto questo, almeno da noi, un po' come è successo in passato anche, ne so, per la terapia antidolore, ci sono dei meccanismi di pudore che ci portano a non agire su questi aspetti, proprio per un discorso di rispetto anche della privacy, di rispetto di dire io questa cosa non la voglio raccontare. Ma forse bisogna trovare un sistema anche, per essere scientificamente corretti, almeno un sistema di tracciabilità, che da qualche parte qualcuno lo valuti. Se no ha davvero consentito tutto tra il possibile e l'impossibile, o se non altro non riesce a fare quel lavoro che dovrebbe essere il lavoro serio di un sistema che dice ci sono dei limiti e scegliete se valicarli o no, nell'ambito di una libertà di scelta, però ci sono dei limiti. Avere la certezza che la procreazione medicalmente assistita comunque è un fattore di rischio aggiuntivo al colesterolo, all'ipertensione, al fumo di sigaretta, alla scarsa attività fisica, credo sia importante. Poi uno non pongo limiti morali,
e nemmeno limiti scientifici, però il limite della consapevolezza bisogna sempre averlo chiaro. Allora, che ci sia una tracciabilità su questo per poter dare dei dati, perché la gente possa scegliere, credo sia almeno il minimo sindacale in un sistema virtuoso in questo senso. Poi troviamo le soluzioni per la tutela della privacy, per chi non lo vuol dire, per chi non lo vuol sapere, per chi... però che ci sia una tracciabilità senza nome e cognome, però con un codice identificativo che mi consente dopo 20 anni di vedere che gli è successo, forse sì. Ma trovata una misura. Anomalo, come fai a vederlo? Se è anonimo, come fai a vederlo? Ci sono dei sistemi di tutela della privacy attraverso dei codici, per cui non sai chi è. Ma devi essere autorizzato. Certo. Quindi la mamma lo sa. Io, secondo me in queste cose prevale la riservatezza, secondo me. Cioè, no, io vorrei dire che come patologo mi arriva spesso una placenta, mi chiedono se accreta, se ha delle patologie così, non arrivano ovviamente tutte perché sarebbe così, però quando a volte durante il parto il ginecologo si scorge qualcosa di strano o un vaso anomalo, qualcosa così, adesso io sono un paio d'anni che non faccio più il patologo, ma prima non mi è mai arrivata una volta una segnalazione appunto placenta accreta, da abbiamo visto che c'è un aumento in termini statistici di possibilità, quindi consanguinamenti così. A me non è mai arrivata nella richiesta. Di solito si mette una motivazione, vaso anomalo, non so, APGAR basso, cioè questo tipo, ma dici, che mi fosse stato comunicato che veniva da una PMA non mi è mai stato comunicato, per cui dal punto di vista mio, da patologo, per me è un dato importante, cioè come, per venire incontro a quanto diceva Andrea prima. Una circostanza assolutamente ignorata. Sì. Diciamo in ambito ginecologico, ostetrico, nella cartella c'è scritto, quindi c'è la possibilità di comunicarlo, a questo punto anche il dovere per questo tipo di patologie. Il problema è dopo la nascita, cioè a 30 anni un maggior rischio, cioè per avere elementi più completi dell'anamnesi, chiedere il tipo di concepimento, diciamo, mette in difficoltà, può mettere in grave difficoltà la famiglia. Io per esempio c'è una paziente che il suo marito è morto di una malattia genetica con il 50% di tipo cardiovascolare, con il 50% autosomica dominante, quindi 50% che la figlia lo abbia. Mi sembra, allora, che cosa ha fatto questa donna? La figlia doveva decidere se prendere la pillola, che è controindicata o comunque c'ha rischi maggiori per chi c'ha problemi o predisposizione a problemi cardiovascolari, ma lei alla figlia non gliel'ha detto che il padre è morto di una malattia con il 50% di possibilità che la figlia l'abbia il gene, non gliel'ha detto, ma una persona, insomma, non una sprovveduta. E lei è venuta prima da me, una settimana prima, due settimane prima, per dirmi questa cosa, cioè di sapere chi ci avevo di fronte senza chiederglielo. Cioè, e io sono dovuto stare attento a sia nella... Cioè, come, ora non mi ricordo come l'ho risolta la cosa, ma insomma la madre non voleva che la figlia sapesse che c'aveva questo rischio. Ma la figlia gliela dà. Non mi ricordo come... Scusa, no, non mi devi rispondere. Mi sembra di no, mi sembra di no. Non mi devi rispondere, non mi devi rispondere. No, per dire, è un problema serio. È un problema culturale, nel senso base. Sono delle cose anche che possono rovinare la vita prima della malattia. Cioè, se una persona, sai, come il BRCA per il cancro al seno, cioè, se te sai di avere un gene che con una certa probabilità alta ti può portare a una malattia gravissima, invalidante, è una morte, questo signore era morto mi sembra a 40 anni e te c'hai 20 anni, cioè la tua vita può cambiare completamente per questa informazione, decisione di fare figli. Poi chiaramente se questa si sposa oppure rimane incinta, la mamma glielo dovrà dire, perché a questo punto non è più un problema di rapporti fra lei
e la figlia, nel senso di pensare che cosa è meglio per la figlia, ma è un'informazione che potrebbe portare all'interruzione di gravidanza della figlia, quindi glielo deve dire. Ma insomma, sono... Un sentimo, mi sono battuta, potrebbe essere la figlia che fa causa alla mamma a questo punto, però certo. Eh sì, ma non ovviamente per un consenso, per un problema di consenso, ma cioè, è per un problema proprio di relazione giuridica, insomma. Questo può esitare, può risultare una gravidanza con un bambino che nasce molto malato perché la madre, per il bene della figlia, ha pensato di non dirglielo. Magari, non so, il marito è morto, rimane solamente la madre, lei, facciamo gli scongiuri, c'è un incidente, la figlia non sa più. Non so come ha pensato, se ha lasciato qualcosa da un notaio, ma il problema fondamentale rispetto a quello che diceva Andrea è il fatto che sono delle informazioni che hanno dei vantaggi per il medico e sa... diciamo che la persona, il suo paziente ha un rischio maggiore cardiovascolare, ma che dal punto di vista psicologico e completo possano cambiare la vita da così a così. Diciamo, il saperlo con certezza è anche del benessere collettivo, perché comunque se fai meno infarti, meno ictus, quel risparmio al Servizio Sanitario Nazionale. Sì. Risparmiano le famiglie di dover assistere magari un soggetto che a 30 anni fa un infarto, insomma è in questo senso, cioè, quindi va visto anche che cosa è prevalente. No, i vantaggi ci sono, ma la madre può decidere che sì, l'informazione che questo bambino sì, è nato da ovodonazione avere, si faccia male. Nel rispetto della privacy, un percorso di tracciabilità secondo me è possibile, e quindi era anche questo un po'. Tra 30 anni che cosa succederà? Magari tra 30 anni si scopre che i vantaggi sono maggiori degli svantaggi, come dicevi a fine del tuo intervento nella protezione medicalmente assistita, ma per saperlo c'è bisogno di tracciarlo questo dato. Poi sicuramente ci verranno contro paesi anglosassoni che già lo fanno, di segnalare la procreazione, come ci diceva anche Stefano ieri, che gli sembrava una cosa folle non saperlo, la tipologia di concepimento, insomma, quindi già nel nord Europa, insomma, quindi ce lo diranno gli americani, via. Secondo me sarebbe meglio si sapesse da noi, perché lui è andato in Bolivia per fare, oltre a fare gli studi, anche non c'è, insomma, oltre a fare gli studi sui bambini nati da gestosi, voleva fare gli studi sui bambini nati da procreazione medicalmente assistita alla PAZ. Altitudine, ma non è riuscito a farlo perché non lo dicono, le famiglie non nascondono, e quindi non ha trovato, non ha avuto i dati, gli è mancata la materia prima, non ha potuto fare, quindi è dovuto andare poi in montagna in Svizzera. Vuoi concludere con una riflessione finale da senatore? Dico la battuta che ho detto stamattina, nel senso che noi in Senato ci abbiamo provato a ragionare su questo argomento e ci sono appunto 12 provvedimenti di legge depositati dai vari senatori. Abbiamo fatto una dozzina di audizioni, soprattutto in ambito legale e quindi non in ambito tecnico, e questi aspetti per esempio della possibilità di qualità di vita del nascituro non sono mai stati presi in considerazione, e però proprio per il fatto che si va ad agire su quell'essere che si chiama embrione, per cui con tutto quel problema culturale che si porta dietro, non siamo riusciti a fare nessun tipo di sintesi, e quindi praticamente in questa legislatura non si riesce a giungere a nessuna conclusione, quindi sarà un compito della prossima analizzarla, anche se dal punto di vista tecnico e giuridico molti autori hanno fatto presente proprio la difficoltà di fare una legge con certamente alcuni paletti fondamentali, però una legge molto elastica, perché ovviamente la tecnologia scientifica va talmente veloce che una legge non può adeguarsi in maniera continua alla tecnologia scientifica, per cui porre dei paletti e demandare poi eventuale regolamentazione ministeriale la possibilità di intervenire. E questo
dello stato dell'arte del Senato e di quello che è successo lì in questi due anni. Anche se ultimamente, proprio per il fatto che è intervenuta la legge sulla responsabilità professionale, il problema del consenso è un problema che sta venendo sempre più avanti e secondo me c'è anche un altro problema che era un po' nelle righe della mia domanda, che non riguardava solo il consenso, il fatto che il personale sanitario, 11.000 professionisti sanitari in meno negli ultimi 5 anni assunti dal Servizio Sanitario Nazionale, il fatto che noi professionisti sanitari siamo sempre più valutati in termini di quantità di prestazioni, di tempi, di tempistiche, di cose così, viene meno tutto quel rapporto personale, quindi io credo che alla fine, io mi immagino che fra un po' di tempo ci sarà anche il ritorno della denuncia, non solo per danno, ma perché qualche medico si rifiuterà di fare un po' di cose perché è indotto dall'amministrazione, perché questo non sarà remunerativo, perché questo porterà troppo tempo, perché lo stiamo già vedendo in situazioni particolari. Secondo me ci sarà un ribaltamento, io ti ho chiesto una cosa e tu non me l'hai fatta, e quindi questo io me lo immagino, perché ne discutevo proprio ieri con l'ordine dei farmacisti, in cui il farmacista una volta era libero professionista nella sua farmacia, adesso diventa un venditore di una farmacia, di una società di capitale, per cui se la società di capitale mi dice no, tu devi spingere più su una categoria di farmaci, mi spingere più su una classe di farmaci o di una farmaci di una ditta anziché di un'altra, e quindi io perdo la mia autonomia di professionista e divento più sempre di più un dipendente, e io come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, sempre più obbligato a delle regole aziendalistiche, perdo sempre di più la mia figura di professionista e divento sempre più un dirigente amministrato e amministratore, e quindi questo io lo vedo come dal punto di vista anche etico come una grossa difficoltà, anche perché io sto perdendo di autorevolezza, sto perdendo di credibilità nei confronti del paziente. E io da medico, cioè da patologo, dove quando faccio una firma di una diagnosi, cioè la mia firma è tutto della mia professione, perché Gaetti mi ha detto che ho un cancro, devo essere credibile, cioè questo viene meno, cioè quindi io non potrò utilizzare 10 anticorpi monoclonali perché costano 100 euro l'uno, ne dovrò usare due, e perché altrimenti mi sfora il budget, e questo mi sta ponendo dei problemi, dei propri problemi. Certo. E poi io devo rendere conto al direttore generale perché gli ho sforato il budget, però devo rendere conto al paziente che non gli ho dato una qualità di prestazione. Io questa cosa qui la vedo con i professionisti di Giornalismo d'Italia, e noi siamo lì in mezzo a, e quindi come si suole dire, ne vedremo delle belle. Bene, io direi che a questo punto si chiude qua, magari mando un sms a Baldini, a volte forse per strada, di non venire. Per il resto grazie a tutti, e naturalmente faremo un'operazione di diffusione sia degli atti di questo incontro, sia delle slide che sono state prodotte, con rispetto naturalmente per Stefano Rimoldi rispetto al non pubblicato ancora, e anche la registrazione stessa sarà a disposizione di tutti. Buona serata. Bene. Sì, 30 euro non funzionava, a casa mi funziona, l'ho provato prima di venire qui su un altro. Perché che sei diverso il sistema di proiezione? No, nei nuovi computer c'è solo l'HDMI, che è alta definizione e c'è anche il suono. Questo qui invece il suono lo devi. Ma questo è peggio.